Il participio passato indica un'azione conclusa nel tempo o ancora in corso, specie protetta. In questo caso qualcosa non torna. Spesso, infatti, la specie è ben lontana dall'essere protetta. È la storia della tartaruga di mare Caretta Caretta, tutelata dalla legge italiana e da numerose convenzioni internazionali, ma in stato di emergenza. Più di 100.000 tartarughe, secondo le ultime stime dei ricercatori, risultano vittime della pesca professionale. Catture accidentali, involontarie da parte dei pescatori professionali, ma che comportano la morte di circa 40.000 esemplari ogni anno in tutto il Mediterraneo. Sono delle stime che sicuramente sono per difetto. È in questo contesto che nasce Tarta Life, progetto finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR di Ancona. I veri protagonisti del progetto Tarta Life, oltre alle tartarughe, saranno proprio i pescatori professionali delle 15 regioni costiere della nostra penisola. Ma non solo. Oltre al mondo della pesca, rappresentato dal Consorzio Unimar e della ricerca, sono numerosi i partner che aderiscono al progetto. Sono presenti le associazioni ambientaliste CTS, Legambiente e Fondazione Cetacei e gli operatori dei centri di recupero, le aree marine protette e il Parco Nazionale dell'Asinara, oltre alla provincia regionale di Agrigento. Il problema principale in questo momento è quello di ridurre appunto la cattura accidentale delle tartarughe marine, in particolare di Caretta Caretta, e ridurre la mortalità post cattura. Per raggiungere questi obiettivi gli strumenti principali sono quattro: una griglia speciale montata all'interno delle reti a strascico, l'utilizzo di ami circolari al posto di quelli tradizionali a J, sperimentazione di dissuasori acustici e visivi e il test di NASSE, ovvero una sorta di trappole di nuova generazione. Il progetto Tarta Life è iniziato a ottobre 2013 e continuerà per altri 5 anni. Chissà che per la tartaruga Caretta Caretta il participio passato, protetta, non diventi realtà.